Ovviamente, prima di vedere il video, metti un bel mi piace per questa super squadra e per questa super carriera con il Bari. Ben ritrovati in un nuovo episodio della carriera con il Bari. In questo episodio andremo a giocare delle partite importantissime contro il Bologna in campionato e andremo fuori casa a Bologna. Poi giocheremo contro la Juventus, gli ottavi di finale di Team Cup. Poi affronteremo in casa il Cesena. Poi sarà una settimana di pausa. Dopodiché Milan e Lazio. E terminerà il mercato, quindi io cercherò di portarvi in un unico episodio tre partite simulandone altre due. Quindi vorrei simulare Bologna e Cesena e portare Juve, Milan e Lazio. Vediamo un po', quindi andiamo avanti, andiamo a simulare già la prima gara contro il Bologna. Eccoci qui giunti alla partita contro il Bologna. Subito Bergwijn porta in vantaggio il Bari. Attenzione, 50esimo, siamo ancora 1-0. Vinciamo 2-1. Musonda e Meunier. Intanto Federico Barba accetta il precontratto con il Bari e quindi questo giocatore si unirà l'anno prossimo alla corte di Juan Mata, quindi accettiamo giocatore che andrà a rinforzare il reparto difensivo per l'anno prossimo, questo 23enne, ottimo acquisto. Siamo arrivati alla gara contro la Juve, importantissima per continuare il nostro cammino in Coppa Italia. Io sistemo subito la formazione. Andremo a giocare con Donnarumma, Boscagli, Masiello, Letizia a sinistra, Kimbo a destra, Oxford davanti la difesa con Donati e Loftus-Cheek, Beltrame, Galano sulle fasce e Rashford come prima punta. Benvenuti in questo ottavo di finale di Team Cup Juventus-Bari. Attenzione, Boscagli contro Mandzukic. Boscagli dentro per Rashford col destro e il Bari in vantaggio. 1-0 al 17esimo. Si è svegliato Rashford finalmente. Può provare Beltrame, che va col destro Brignoli. Pasquato. Pasquato dentro per Mandzukic, che anticipa tutti e fa 1-1. Oxford, palo! Poi la palla rimane lì e c'è il gol di Galano. Col sinistro la mette dentro il nostro Beniamino Galano e poi Taekwondo vicino la bandierina, 2-1 al 44esimo. Beltrame vince il rimpallo, Beltrame va fino in fondo, Beltrame è velocissimo, poi torna sui suoi passi, Beltrame sul fondo di niente. Ancora calcio d'angolo, è entrato intanto anche Alvaro Morata. Va Donnarumma, fa sua la palla. Tanto Donnarumma è uscito fuori con la palla con le mani, cioè con le mani, non ha fischiato niente l'arbitro, ok. Beltrame, meglio, non ha visto niente l'arbitro, va bene così. Donati vince un rimpallo, poi pallone messa a disposizione per Loftus-Cheek, fuori per Galano. Galano prova ad angolare. Pallone per Gazzi che prova lui, poi pallone deviato, ancora Gazzi, palo esterno all'84esimo, peccato, peccato. Donnarumma senza fronzoli, più avanti possibile. E finisce qui la gara. La Juventus viene eliminata dalla Coppa Italia da un Bari veramente fenomenale, cinico, spietato e preciso.
Intanto andiamo a fare i nostri allenamenti. Rashford sale a 74, prende una D, Beltrame una F, Clemenza una C, Boscaglio una F, Donnarumma una B. Andiamo avanti, arriviamo alla partita contro il Cesena che andremo a simulare. Andiamo a simulare quindi la partita contro il Cesena che giochiamo in casa. Il Cesena viene da tre risultati bruttissimi e passiamo subito in vantaggio con Cassano all'ottavo minuto. Trentesimo pareggio di Edoardo del Cesena. Finisce qui il primo tempo, ancora 1-1. Tanto ci hanno ammonito Boateng e Donati. Mancano 20 minuti. Dai, dai. Cerchiamo il tutto per tutto. E vinciamo col gol di Boateng all'84esimo. Intanto arriva un audio che io ve lo faccio ascoltare in diretta. Ragazzi, un saluto da Biotech. È quel pazzo di Biotech che ci ha salutato in diretta, quindi vi ricordo di iscrivervi al suo canale. Noi andiamo avanti. Ci arriva un'offerta per Steven Bergwijn, ci arriva un'offerta da 7 milioni di euro dall'Herenveen. Pazzesco, io potrei anche pensare di vendere Bergwijn, però non meno di 15 milioni di euro. Perché se vogliamo puntare in alto in Europa anche, dobbiamo assolutamente trattenere tutti i nostri campioni. Andiamo a fare la conferenza stampa e motiviamo la nostra squadra. C'è stata anche una variazione di calendario perché abbiamo passato il turno contro la Juventus, quindi tra Milan e Lazio c'è di mezzo l'Udinese, quindi noi andiamo a giocare contro il Milan e poi anche la gara di quarti di finale di Coppa Italia con l'Udinese. Ci schieriamo con Donnarumma, Boscagli, Masiello, difensori centrali, Barreca a sinistra, Kimbo a destra, Oxford da fare da diga tra centrocampo e difesa. A centrocampo Donati e Loftus-Cheek, Bergwijn e Boateng sulle fasce in attacco, Alberto Cerri. Dal San Nicola di Bari, Bari-Milan per vendicare la sconfitta rimediata a San Siro e per allungare la striscia positiva. Cerri allarga molto bene per Bergwijn che prova subito il destro di prima intenzione, pallone sul fondo al secondo minuto. Dalle gambe di Montolivo, poi Donati! Il calcio d'angolo, Lloris. Bergwijn batte questo angolo, pallone messo fuori, Boateng messo giù, calcio di rigore per il Bari al minuto 59. Massimo Donati può cambiare la storia di questa partita. Parte il capitano! E 1-0 Bari! Un'ora di gioco e il Bari passa in vantaggio con il capitano, nonché ex della partita. Erroraccio! El Shaarawy contro Donnarumma, poi pallone messo a porta vuota, traversa! Clamorosa traversa del Milan. Poi Fernando Torres la mette fuori, Oxford, ancora la palla rimane lì. Murone, murone della difesa del Bari. Da lì non si passa. Pallone lungo, attenzione, non c'è fuorigioco. Abate la mette dentro. Donnarumma sta per uscire e fa sua la palla e forse finisce qui la partita. Forse finisce qui la partita. Donnarumma va al rinvio, lunghissimo per Cerri che fa la sponda. Poi pallone messo avanti per Musonda che non ci arriva, ma finisce qui la gara. Il Bari vince 1-0 in casa contro il Milan e si vendica della sconfitta di San Siro, rimediata nella gara di andata. Andiamo a simulare la gara contro l'Udinese. Rischiamo tutto. Segna Boateng, pareggia Adnan e si fa male Roland al quarto minuto. Finisce il primo tempo, tensione Iniguez, poi Cassano dopo un minuto, subito 2-2, attenzione, mancano 20 minuti alla fine della gara. 10 minuti adesso. Finiscono i tempi regolamentari, iniziano i supplementari, ancora 2-2. Oxford ci porta in vantaggio al 103esimo. Manca pochissimo e il Bari passa in semifinale di Coppa Italia.
Giochiamo questa gara con Donnarumma, Blaschard, Boscagli in difesa, Barreca e Kimbo sulle fasce difensive, Gazzi e Oxford davanti la difesa, come COC, Musonda e in attacco Beltrame, Galano e Rashford. Andiamo subito al match. Dallo Stadio Olimpico di Roma, Lazio-Bari, il Bari per continuare, per allungare in campionato. Partito Beltrame, forse messo giù, non c'è fallo. Beltrame però la mette dentro e l'incornata è del nostro capitano in mancanza di Donati, proprio lui, Gazzi, l'ha messa dentro di testa, grandissimo cross di Beltrame. Gazzi come si è girato, incredibile, la mette alle spalle di Marchetti per l'1-0 del Bari. Pallone dentro, Donnarumma di un soffio la tocca, però la palla finisce alle sue spalle e la Lazio pareggia 1-1 al 21esimo. Meritato questo pareggio della Lazio. Attenzione, perde palla, Blaschard la recupera, la mette in avanti per Galano che trafigge Marchetti al 36esimo e il Bari torna di nuovo in vantaggio. Attenzione, Rashford si gira, prova subito il destro, è una bomba sotto l'incrocio dei pali, ma questo ragazzo è un fenomeno, lo sto rivalutando Rashford, ma che cosa ha fatto? Rivediamolo, Oxford ci dà la palla, spalle alla porta, si gira, non ci pensa due volte, mamma mia, un gran gol di Rashford, clamoroso, sotto l'incrocio, Marchetti veramente non ci può mai arrivare lì. 3-1. Clemenza prova proprio il sinistro, a giro Marchetti, la toglie dall'incrocio dei pali. Clemenza appena entrato, senza paura, ci ha provato. Attenzione a Kisna, con il tacco poi sbaglia tutto il Felipe Anderson all'83esimo, la mette dentro, errore difensivo, scivolata, mamma mia che brutta palla, non so, forse era Barreca. Attenzione Marchetti, non ci credo, Ceri a porta vuota, la butta altissima. Sabelli allarga molto bene per Galano, Galano prende tutto il campo, ancora dentro per Sabelli, c'è Ceri da solo, Ceri, non ci credo. Finisce qui la gara, il Bari espugna lo Stadio Olimpico di Roma battendo 3-2 la Lazio. Quindi noi andiamo al menu principale e ai saluti finali, andiamo a fare i nostri ultimi allenamenti di questo episodio. Jallov, che ho acquistato a gennaio, arriva a 61, Beltrame prende una D, Musonda una A, Oxford una C, Donnarumma una C. Quindi per questo episodio posso dire che è tutto, questa è la classifica, ora la andiamo a vedere. Bari 50 punti, Napoli 5 punti in meno, 45 punti per loro, quindi l'episodio può terminare. Io vi invito a mettere sempre un pollice in su per questo Bari e noi ci vediamo al prossimo video.